Enrico, buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo con ieri sera. Qual è stato il momento più bello di ieri sera? Allora, il momento più bello di ieri sera è stato quando ho cantato con Cremonini. Bellissimo, è stato proprio, proprio bello, perché già con Cremonini c'era una certa proprio complicità con tutti. È stato proprio bello parlare con lui. Lui ha detto delle cose bellissime di te nel daily, quando... Sì, ha detto delle cose veramente carine. Sì, lui è veramente una bellissima persona, cioè proprio gentile, cioè tranquillo. È venuto da noi, ci ha detto: ragazzi, guardate, io voglio farvi sentire a vostro agio, quindi se avete qualche problema io ci sono, proviamo tante volte, non vi preoccupate. Cioè, proprio una persona dolcissima, quindi cioè, è stato un piacere proprio cantare con lui, un onore anzi, cantare con lui proprio. Cosa ti ha detto Skin dopo l'eliminazione? Cosa vi siete detti? Diciamo che Skin dopo l'eliminazione mi ha detto che è orgogliosa di me, nonostante comunque anche se sono arrivata morta. Però per lei è, cioè, anche per me è un grande traguardo, anzi comunque a 17 anni, su 70.000 persone che hanno fatto la visione, soprattutto dell'età mia, vorrebbero stare al posto mio, quindi per me è una vittoria già. Ed è un inizio della mia carriera questo, quindi piano piano inizierò da adesso. Posso chiederti una cosa della tua vita prima di X Factor? Cioè, tu andavi a scuola, cosa facevi, come passavi le tue giornate? Diciamo che io prima di X Factor andavo a scuola, sì, facevo scuola, stavo con gli amici e non avevo mai visto X Factor. Ah dai, ma, non eri fan? Ma, no, proprio no. E sì, andavo a scuola, poi... Che corse fai? Faccio il quarto B turismo. Però mi sa che non lo faccio più il quarto turismo perché perdo l'anno. No. Quindi forse rifarò quarto. Hai guadagnato in altro. Esatto. Hai un'esperienza così quando ti ricapita, se no. Sì, ti aspettavi la vittoria di Giosada? Cosa dicevate nel loft? Allora, scommettevate? Io ero... Ti giuro, ma non solo io, penso tutti erano convinti che vincevano gli Urban Legends. Però io pensavo anche tutto da sotto me, Giossada, perché lui è veramente bravo, cioè ha fatto un percorso anche lui di crescita, secondo me, perché cioè, ha iniziato proprio a tirar fuori ancora di più verso la fine, soprattutto veramente bravo. Poi l'inedito, cioè, ho scoperto che oltre a questa voce rock ha anche questo fatto di interpretare bene i pezzi, cioè proprio questa sensibilità, può essere un cantautore, cioè è veramente bravo, cioè, se la merita tutta la vittoria, infatti sono molto contenta che ha vinto. Ma tua mamma cosa ti ha detto ieri sera? Non ci ha portato a parlare. Non hai ancora visto tua mamma? Abbiamo visto che faceva furore al forum come sempre. I suoi salti. No, io penso fra un bel po' di tempo, un po' di ore tornerò a casa. Non vedo l'ora, che cosa c'è più. Basta. Anche per riposarti un attimo, immagino. Per rivedere il tuo letto anche magari. Hai riacceso il cellulare? No, guarda, c'è un problema nel mio cellulare. È che siccome non mi ricordo la password d'accesso, si è bloccato e quindi lo devo collegare a Deutus. Enrico è raggiungibile, diciamo, per un po' di tempo. Non nel mondo reale. No, ancora sono nel loft. Ok.